a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MotoGP10. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche, che è molto importante perché vi dà sempre le notifiche sul canale. Inoltre seguitemi nei link social, Matteo Cobucci e MotoGP10 su Instagram, aspetto là per parlare, per avere un contatto, insomma seguitemi su Instagram. Dobbiamo parlare di un'indiscrezione che è nata in realtà ieri sera e che stamattina è stata riportata sulla maggior parte delle testate nazionali e internazionali. Sto parlando dell'Italia, ma sto parlando anche della Spagna, sto parlando dell'Inghilterra, sto parlando di tutti i media internazionali che hanno parlato di questa notizia. Secondo alcune fonti spagnole e inglesi, la Juventus avrebbe messo del mirino Marco Asensio. Perché? Perché Asensio, secondo quanto scrive Tutto Sport, sarebbe stato stregato dalla Juventus, dall'avvio di stagione della Juventus, dalla decisione di Cristiano Ronaldo e in generale dai metodi tattici di Allegri, che considererebbe l'allenatore giusto per esplodere definitivamente nel calcio, anche seguendo l'esempio di Dybala, che alla Juve è diventato un punto di riferimento assoluto nonostante la giovane età. Perché tutto questo mi perplime? Perché ovviamente Asensio è un giocatore che al Real Madrid ha dimostrato di saper valere a stagioni alterne, nel senso ha fatto una grande stagione 2 anni fa, l'anno scorso ha fatto una buona stagione, ma non si è riuscito, diciamo, a vedere quanto talento effettivamente ha senso, perché non ha avuto costanza nel rendimento. Ha fatto 2-3 partite di alto livello, poi smetteva di giocare bene per 5-6 partite, poi riprendeva a giocare come si deve per altre 2-3 partite, insomma un rendimento che non ha soddisfatto completamente alcuni dirigenti del Real Madrid, che secondo sempre queste fonti starebbero pensando appunto di monetizzare. Sarebbe una plusvalenza colossale. Asensio è stato preso dal Real Madrid per 5 milioni di euro, ripeto 5 milioni di euro, lo voglio continuare a ribadire perché è veramente una cifra stracciata per Asensio, una cifra veramente impressionante. Potrebbero rivenderlo minimo a 50-60 milioni, sto parlando di situazioni di prezzo minime, ed è una situazione che sinceramente mi intriga molto. Ovviamente se voi venite da me in questo preciso momento e mi chiedete: Matt, ma tu credi all'affare Asensio? Allora io ti dico di no. A te che stai guardando questo video ti dico no, non credo per nulla all'affare di Asensio alla Juventus. Perché? Per 3 ragioni essenzialmente. La prima ragione è che Real Madrid non è così sciocco da mandare via un giocatore che ha solo 22 anni ed ha ancora evidenti margini di miglioramento. Il secondo motivo, il Real Madrid cercherà giustamente di vendere al miglior offerente Asensio qualora decidesse di venderlo, e la Juventus non credo vada a spendere qualcosa come 80, 90, 100 milioni di euro per un giocatore che non è un top player assoluto, ancora non lo è, almeno poi potrebbe diventarlo ma non lo è ancora oggi. Terzo motivo, Asensio alla Juventus è un affare che per me non si può concretizzare al momento, perché l'arrivo di Asensio arriverebbe comunque ad escludere Dybala. Per James Rodriguez l'ho sempre detto di no, perché io credo che Asensio, credo che James e Dybala possano effettivamente coesistere all'interno dello stesso sistema di gioco. Ma quando mi parli di Asensio e mi parli di Dybala nello stesso sistema di gioco, io ti dico non possono coesistere, perché fanno delle cose analoghe, perché occupano una posizione del campo analoga, perché hanno un modo di giocare molto simile, ragazzi, perché sono basati molto sul fraseggio, sulla palla bassa, sul cercare di andare a puntare l'uomo, quindi sono delle situazioni completamente complicate quelle di cui vi parlo. Molta gente oggi su Instagram, sul mio Instagram personale, anche su Instagram del canale, mi avete scritto un sacco, mi avete detto: Matt, avete visto, la Juve ha preso Asensio. La Juve non ha preso nessuno, ragazzi, e non so nemmeno se sia veramente interessata a prendere Asensio, perché la Juve hanno un piano sul lungo periodo per come gestire determinate cose. Volevo sapere da voi che cosa ne pensavate, volevo sapere se credete che Asensio possa arrivare alla Juve, e il resto, tutto ciò che pensate.